amici di lifestyleblog.it, scusate, siamo le ultime battute del festival, morti di stanchezza, ma abbiamo una grande ospite con noi, Daniela Sitragno. Ciao a tutti. Lei è la vocal coach d'Italia. Avete mai sentito qualunque cantante, compreso quello di questo festival? Bene, sicuramente c'è il suo zampino, si è fatto una performance eccellente. Grazie, Daniela. Assolutamente. Tre domande rapide. Allora, innanzitutto facciamo un bilancio su questo festival che compie 70 anni, portate splendidamente, abbiamo visto. Chi ti è piaciuto di più? Abbiamo avuto infatti delle plurisettantenni fantastiche anche sul palco, quindi vuol dire che ormai i cantanti e il festival sono più vivi, non invecchiano mai. Sì, c'è stata qualche lamentela proprio anche sulla Rai, dove dicevano appunto che i cantanti a volte arrivano troppo lunghi al festival e non abbastanza preparati. Questo un po' è invece il nostro ruolo, entriamo in campo noi che siamo degli allenatori. Io in particolare sono una vocal leader, cioè non sono una vocal coach, ma una persona, un allenatore che considera questa cantante a 360 gradi, quindi mi curo della loro postura, della loro respirazione, della loro del loro controllo delle emozioni. Anche perché sapete che la performance one shot come quella di Sanremo è incredibile, perché in 3 minuti i cantanti si giocano tutto, per cui devono essere, diciamo, allenati a tutto, alla scena e al canto. Senti, vuoi farci un elenco delle persone, dei grandi nomi con cui hai lavorato? In questo festival ho avuto l'opportunità di lavorare con Annella Valtanoni, che è una grandissima voce, con Levante, una giovane veramente che mi ha dato grandissime soddisfazioni, perché è riuscita ad arrivare a un livello di concentrazione e di performance molto alto in poco tempo. E poi insomma ho avuto delle vecchie conoscenze come Gali, di cui porrò poi il tour di maggio, questa sera Biagio Antonacci, quindi insomma a giro mi sento dei bacini che mi arrivano, perché mi chiamano l'angioletto delle corde vocali, ogni tanto arriva qualcuno che ha lavorato con me come Annalisa, mi danno un bacino, perché ormai penso di essere a Sanremo come la carta da Paradi, sono sempre, ormai da 12 anni consecutivi. Ultima domanda, che siamo on air, online. Chiudiamo dicendo, sì, qual è la canzone più radiofonica in assoluto di questo festival? Abbiamo individuato tutti, penso, i segnali di una grande forma di comunicazione radiofonica moderna. Sicuramente anche Letta sarà un pezzo, ha fatto un pezzo che sicuramente passerà volentieri molto, ma diciamo che Elodie ha unito sia la classe che la radiofonicità, quindi lei leggerei Regina della radiofonicità. Quindi c'è musica e resta a scoppare. Seguiteci sempre, lifestyleblog.it, da Alberto e Daniela Sitragno. Ciao da Sanremo. Ciao ciao.